Ho vinto il primo posto e sono molto contenta. Quante bambine eravate alla gara? 13. E tu sei arrivata? Terza. La ritmica Dinamo conquista l'Europa dopo aver fatto incetta di medaglie in Polonia. In questo 2023 il club di Ostia si è ripetuto anche in Francia. Siamo andati a trovare le giovani atlete ed il tecnico responsabile Darina Jarisch nella palestra dell'istituto Carlo Urbani. Siamo stati a Nizza per una bellissima gara internazionale per club, quindi per società sportive e per bambine che praticano la ginnastica ritmica. Allora erano circa 10 paesi, dall'Italia c'eravamo solo noi e anche c'era la moto Viareggio. Le nostre bambine che sono andate a Nizza hanno dai 7 ai 13 anni e noi siamo tornati molto soddisfatti perché quasi tutte le bambine sono riuscite a vincere una medaglia in qualche attrezzo o esercizio, quindi siamo tornati molto felici da questa trasferta. Il prossimo obiettivo è la Rome Cup, torneo organizzato proprio dalla Ritmica Dinamo, che si disputerà dal 14 al 16 luglio al Palafilcam. Sono attese società da tutto il mondo. Rome Cup è sempre un torneo internazionale per club, quindi per le associazioni sportive, le società sportive, e quindi è rivolta alle bambine che praticano ginnastica ritmica a livello amatoriale. Come sappiamo, ginnastica ritmica è uno sport molto precoce, quindi si inizia a praticarlo molto presto e già all'età di 13, 14, 15 anni si arriva a livelli altissimi, perché già a 15 anni si può fare olimpiadi. Quindi queste gare internazionali aiutano le giovani ginnaste a confrontarsi con le bambine di altri paesi. Negli ultimi mesi però la ginnastica ritmica è entrata nell'occhio del ciclone per le dichiarazioni di alcune ex atlete della nazionale che hanno denunciato violenze psicologiche da parte delle allenatrici. Darina Jarisch prova a smorzare così le polemiche. Ci sono allenatori che non sono magari tanto professionali e quindi portano loro ginnaste a vivere questi disturbi, però non possiamo mettere tutti sullo stesso livello, e quindi c'è anche sport sano dove bambine praticano la ginnastica ritmica in maniera sana, sono felici e hanno loro risultati e soddisfazioni.